In occasione dell'ultima partita disputata dalla Benacquista Latina presso il Pala Bianchini, appunto nella città pontina, contro Reggio Calabria, vi è stato il saluto da parte della comunità degli Special Olympics alla squadra locale. Riportiamo nelle nostre immagini alcuni momenti, appunto, che hanno visto gli atleti diversamente abili, cari appunto ad Alfonso Massullo e a tutti coloro che si occupano in questo settore, riportare una loro presenza importante per quel che concerne non solo il mondo dello sport diversamente abile, ma anche della solidarietà. Le immagini si riferiscono al periodo del pre-riscaldamento, nel quale appunto ciascun ragazzo facente parte degli Special Olympics si è incontrato ed abbinato, soprattutto nella fase in cui si è tenuto l'inno nazionale, a ciascun giocatore del Latina. Continua appunto il momento da parte della locale società nelle sue iniziative riguardanti la solidarietà, e noi che facciamo parte di Basket Forever e di questo settore ne siamo testimoni, non potevamo in questo senso ignorare un momento d'incontro, e speriamo sia l'inizio di altri grandi momenti che facciano da cornice allo sport giocato, ben pensando e ben sottolineando che lo sport giocato ha un senso sicuramente se la portate a 360 gradi, anche a disposizione di persone che possono offrire un contributo diverso come quello che è stato offerto appunto dagli Special Olympics. Vi lasciamo alle immagini d'estè commentate alla cornice di pubblico del Pala Bianchini e di tutti coloro che hanno cuore queste problematiche e queste manifestazioni di solidarietà, dandovi appuntamento ai prossimi servizi che ci vedranno protagonisti, partendo sia dalla solidarietà che dalla parte squisitamente tecnica, finendo a quella che è la cronaca dei campionati di Serie B che abbiamo seguito dal nord al sud e che continueremo anche quest'anno a seguire in una forma leggermente diversa. Thank you.